Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo con Matteo Pontoglio Emidi. Ciao Matteo, come stai? Ciao Paolo, bene, tutto bene, grazie. Bene, allora per chi ci sta seguendo, Matteo è docente è ingegnere civile ed è docente di lettere e inoltre è collaboratore con l'Università della Facoltà di Ingegneria per quanto riguarda disegno e rilievo dell'architettura. Esatto? Esattamente, giusto, detto bene. Diciamo che preciso che la facoltà di architettura non esiste più, cioè la facoltà di ingegneria non esiste più detta così. Diciamo che adesso ci sono i dipartimenti, quindi io collaboro col DICATAM, che è il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente, Matematica, e collaboro con la professoressa Passamani, professor Marmo, professor Innocenti, professor De Paoli, nell'ambito appunto della rappresentazione, quindi il disegno e il rilievo dell'architettura, sia storica che contemporanea, diciamo così, più storica per quanto mi riguarda. E poi una cosa che a me sta a cuore a dire, tu sei anche una guida dell'associazione Arnaldo, che è Esatto. l'associazione di guide più antica di Brescia. È stata fondata nel 1986 dalle sorelle Sandra e Roberta Morelli e è un vulcano di iniziative perché abbiamo conferenze, abbiamo concorsi e poi ci sono anche delle pubblicazioni. Tu che in questo momento sei ambasciatore, vuoi dire qualcosa in più? Allora, sì, è un'associazione che devo dire si dà molto da fare, da sempre. Adesso non è più certamente la sola, ma è sempre, posso dire, una delle più attive e si occupa di tutto ciò che può, diciamo, interessare l'ambito culturale della nostra città, della nostra provincia. Non so se tutti lo sanno, ma le guide e gli accompagnatori turistici sono ancora a livello provinciale in Italia, nel senso che non c'è una guida nazionale ancora, siamo in itinere, diciamo, perché l'Europa ci chiede di uniformarci in questo senso, ma c'è l'annoso problema che l'Italia ovviamente è un paese straricco di opere d'arte rispetto ad altri e quindi è un po' più problematico avere una guida nazionale, però insomma, si sta andando in quella direzione. Quindi l'associazione in realtà comprende le guide e gli accompagnatori turistici abilitati della provincia di Brescia. E però non, quindi organizza percorsi culturali, di visita, viaggi, eccetera, e però si occupa anche appunto, come dicevi, di aspetti in generale culturali, organizzando delle conferenze gratuite in merito all'arte, alla letteratura, alla matematica, alla fisica, alle più disparate discipline, e si occupa anche con i famosi lunedì della salute. Anche appunto di organizzare incontri con medici e professionisti della nostra realtà per affrontare delle tematiche sulla salute, organizza dei concorsi, per esempio il concorso di poesia per le scuole, insomma, si dà da fare davvero in tantissimi, tantissimi campi, insomma, della cultura bresciana, ecco. E Quello. venendo alla conferenza di oggi, di che cosa ci parlerai? Allora, oggi vi parlerò di un argomento che a me sta molto a cuore, devo dire la verità, anche per una cosa che a te Paolo non ho detto, ma così la dico adesso, anche perché cioè, parlo dei Martinengo, della famiglia Martinengo e delle dimore della famiglia Martinengo, che è la principale famiglia della nobiltà bresciana, diciamo, quella più, diciamo, che ha marcato la storia del nostro territorio. Non è l'unica, ovviamente, ci sono altre di importanti, che non si offenda nessuno. Ma il Martinengo certamente è stata una delle più cospicue, se non la più cospicua, anche molto attiva e ci ha lasciato delle testimonianze. Dicevo che mi interessa molto perché una mia antenata è una Martinengo, quindi mi sento coinvolto, diciamo, direttamente, ecco, in questo discorso. Eh Vado? sì, perché adesso ci porterà in questa giornata di pioggia, ci porterà per Brescia, la provincia di Brescia, tranquillamente al caldo e in questa letterale visita guidata che ci porterai. Quindi. Esattamente. Allora, prima di iniziare a mostrarvi le immagini e, diciamo, a illustrarvi un po' queste dimore, è giusto dire due parole su chi sono i Martinengo, perché dire che è una delle principali famiglie della nobiltà bresciana è dire tutto e dire niente, chiaramente. Allora, Martinengo, tralasciando
gli scritti celebrativi, soprattutto gli scritti storici celebrativi del 700 che la volevano discendere ovviamente da dei ceppi di gens romane piuttosto che celtiche, galle, eccetera. Insomma, diciamo realmente che questa famiglia si mette in luce durante il Medioevo ed è una famiglia alla fine di Valvassori, sostanzialmente di vassalli Valvassori. È una famiglia dell'imperatore ed è una famiglia che riesce sostanzialmente a insediarsi nella zona tra Brescia e Bergamo. Non per niente Martinengo il nome è ad oggi il nome di un paese della Bergamasca, da dove infatti trae origine questa famiglia. È una famiglia quindi a cavallo tra le due province, ma che a un certo punto, diciamo, in epoca del tardo Medioevo, alle soglie del Rinascimento, si volge, diciamo, principalmente sulla città di Brescia e dominerà la scena bresciana per 5 secoli, sostanzialmente fino alla metà dell'Ottocento. Dicevo, una famiglia di nobili rurali, ma di nobili che riescono a, attraverso soprattutto diciamo, la partecipazione militare ai vari eserciti di Ventura che in quel periodo diciamo così, trovavano nel nord Italia, quindi quello di Venezia, quello di Milano, insomma, soprattutto con Venezia, però i Martinengo riescono a accumulare delle ricchezze piuttosto importanti, a diventare una delle prime famiglie. Peraltro, i Martinengo si imparentano anche con un personaggio molto importante, molto famoso, un capitano di Ventura che tutti penso conosceremo, che è Bartolomeo Colleoni, capitano di Ventura bergamasco, che sposa lui stesso una Martinengo, quindi già la famiglia nei primi del 400 era in una posizione elevata, e che genererà alcune figlie. Sappiamo che Colleoni non ha figli maschi. Genererà alcune figlie, tre di queste figlie sposeranno cugini Martinengo, dando il via a tre rami importanti. La primogenita, Ursina, sposerà un Martinengo, dando vita al ramo Martinengo Colleoni, proprio denominato in questo modo, che arriverà fino alle soglie del XX secolo, diciamo fine XIX secolo. Però, perché dico i Martinengo? Dico i Martinengo perché in realtà questa famiglia già diciamo alla metà del 400 si divide e si divide in un innumerevole numero di rami, più di 12. Diciamo che 12 sono quelli più importanti, però ce ne sono in realtà di più, anche 16, anche 17, dipende poi da quanto si considera un ramo, se solo per una generazione o più generazioni, ma certamente almeno 12 rami, ognuno con un suo nome specifico. Non si chiameranno tutti Martinengo, si chiameranno tutti Martinengo con un secondo, diciamo, cognome, che in realtà è una sorta di soprannome barra predicato, eccetera, che si cognomizza e quindi diventa una sorta di secondo cognome. Questo cosa significa? Che si ramifica a tal punto che ovviamente domina la scena, bresciana. Questa ramificazione, noi la vedremo bene anche adesso, viene sfruttata soprattutto dalla Repubblica di Venezia. Qui due date ve le devo dare perché per chi non conoscesse ovviamente approfonditamente la storia di Brescia, Brescia diventa Veneta nel 1428, 26 in realtà è la firma del patto d'unione, però insomma non è istantaneo, comunque in quegli anni lì Brescia passa dai Visconti a Venezia. Questo cosa significa? Che chiaramente i Martinengo, che sono militari al servizio di Venezia, a maggior ragione gravitano, decidono di gravitare sul territorio bresciano. Questo passaggio implica tante cose che poi vedremo, ma implica una cosa: anche Bergamo in realtà passerà sotto Venezia, questo penso che lo sappiamo. E il confine famoso sarà poi quell'Adda che attraverserà Renzo, no? Quando scappa da Milano, e quindi ci riconosciamo, ci ricordiamo, diciamo quantomeno questa faccenda proprio dai Promessi Sposi. Ma dicevo, i Martinengo sono una famiglia molto potente
e che ha il grosso, diciamo, delle proprie proprietà attorno al fiume Oglio. Il fiume Oglio è un fiume importantissimo nell'antichità, oggi devo dire ridotto a poco purtroppo, ma il fiume Oglio funge oggi da, diciamo, limite amministrativo tra Brescia e Bergamo, ma anticamente era confine di Stato, non tutto, una parte, perché ovviamente c'era il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, quindi nella parte, diciamo, bassa essenzialmente, quindi sotto Pontoglio, sotto Palazzolo, diventa confine di Stato. E allora la Repubblica di Venezia cosa pensa bene di fare? Pensa di utilizzare proprio la famiglia Martinengo, essendo una delle famiglie principali, appunto, di possessori di quella zona, infeudatando alcuni rappresentanti di questa famiglia di aree, di castelli lungo il corso del fiume Oglio, in modo che fungano come una sorta di difesa e di controllo del confine. Chiaramente l'esercito veneziano c'è comunque, ma i grandi feudatari, soprattutto nel XV, inizio del XVI secolo, quando l'Italia è scossa da guerre, ripetute guerre, fino alla pace di Lodi e poi di nuovo con la discesa di Carlo VIII, no, di Francia alla fine del 400, con la morte di Lorenzo il Magnifico, è sconvolta da guerre e invasioni, e ovviamente i confini di Stato sono le zone più a rischio proprio di questi passaggi. E allora la Repubblica di Venezia, che ha confini direi piuttosto estesi, non solo in terraferma ma anche proprio sul mare, capite bene com'è dislocato la Repubblica di Venezia, che va da Cipro fino a Bergamo, quindi ha difficoltà lei stessa in prima persona a controllare i confini, e quindi demanda in un certo senso il controllo un po' a queste grandi famiglie. Tutta la zona da Urago d'Oglio, che adesso vedremo, che è vicino a Palazzolo, Pontoglio, quindi al diciamo dove passa l'autostrada oggi, per capirci, insomma, forse se uno si vuole orientare, c'è l'uscita di Palazzolo sull'Oglio, ecco, da sotto la parte, diciamo, dell'autostrada c'è Urago d'Oglio, tutta la fascia fino a circa, direi, Borgo San Giacomo Orzi Nuovi, è la zona di competenza di Martinengo. Dopo ci sarà un'altra zona di competenza che è affidata alla famiglia Gambara, per esempio, altra grandissima famiglia di feudatari bresciani, che in realtà competono con Martinengo, bisogna essere onesti che i Gambara a buon diritto, se ce ne fossero in vita ancora alcuni, perché sono completamente estinti, potrebbero dirmi che non è vero che solo i Martinengo sono una famiglia importante, importantissima di Brescia, anche i Gambara in effetti. Io ho sempre parlato di Martinengo comunque. Eh sì, beh, i Gambara devo dire che sono sempre più stati gelosi dei loro feudi e quindi abitavano più in feudo che in città. Infatti palazzi Gambara in città ce ne sono pochi, e non di grandissima levatura, a parte uno, da punto di vista architettonico, sto parlando da punto di vista artistico, non sono certamente i palazzi più belli di Brescia, quelli di Gambara. Invece se andate nei feudi di Gambara, fra il Boino, Verola Nuova, eccetera, trovate dei palazzi veramente importanti, veramente significativi. Quindi sono sempre stati molto riottosi, diciamo così, a venire in città i Gambara. Dovevano, perché erano patriarcati. Avevano anche il loro ben perché. Ovviamente là sono i signori, fanno quel che vogliono, qui in città no, questo è ovvio. Invece Martinengo si sono inurbati abbastanza facilmente, poi per carità andavano nei loro feudi ben volentieri, però diciamo che rispetto ai Gambara sono più presenti in città, e poi nella nostra passeggiata vedremo anche che i palazzi Martinengo spiccano nel tessuto urbano in maniera importante. Quindi inizio a farvi fare questa passeggiata virtuale lungo il corso del fiume Oglio, così individuiamo quello che rimane oggi dei castelli, perché purtroppo vedrete non è sempre una situazione positiva, in realtà sarebbe un bel itinerario da creare questo lungo il fiume Oglio, e poi ci sposteremo in città e tramite Google Maps, Street View, eccetera, vi porterò virtualmente a individuare un po' quali sono le dimore dei rami dei Martinengo, che erano proprietari dei castelli che vedremo. Quindi partiamo dalla provincia, perché loro partono in realtà dalla provincia, cioè la loro forza nasce sulla provincia e poi
si trasferiscono in città, e non solo a Brescia in realtà, ma anche a Venezia, e vedremo dopo. Quindi partiamo con la condivisione? Sì, partiamo pure con la condivisione. Una cosa che dico subito è che questa chiacchierata e queste immagini, questo studio che vi propongo, è in realtà parte di uno studio ben più ampio che ha coinvolto ovviamente il dipartimento presso cui collaboro, con la professoressa Passamani, l'ingegner Contessa, e era uno studio che, ed è uno studio perché è ancora in corso, che si occupa del corso del fiume Oglio, dei suoi vari aspetti, quindi non solo storico, artistico, architettonico, ma anche ambientale, territoriale, e che si propone di studiare, valorizzare questo fiume che può davvero portare a degli itinerari, diciamo, noi potremmo dire vicino casa, no? Come si dice oggi, davvero interessanti sotto tanti punti di vista. Quindi benissimo le grandi visite delle grandi città, sono io il primo ad andare, però anche conoscere il territorio e davvero le aree che magari fino ad oggi sono poco state sfruttate, e creare questi percorsi culturali che sono davvero interessanti anche per conoscere proprio questo territorio. Allora, lungo il fiume Oglio esistono una quantità di fortificazioni che probabilmente uno non si aspetta, perché oggi per noi il fiume Oglio è uno dei tanti fiumi minori, se volete, dell'Italia, quindi ovviamente in epoca recente il fiume Oglio era all'interno comunque di territori, quindi anche sotto l'Austria, non faceva parte di confine, mentre sotto Venezia, quindi fino all'arrivo di Napoleone nel 1797, una parte del fiume Oglio era confine. Quelle che vedete individuate in giallo sono le fortificazioni, perché due cartine. Questa è la provincia di Brescia, ovviamente Brescia, vedete, è individuata, spero che vediate anche la freccina del mouse, è individuata da questo confine. Questo è il lago di Garda, questo è il lago di Iseo, e questo è il confine amministrativo Brescia-Bergamo, che è anche il fiume Oglio. Okay? Queste fortificazioni perché sono divise in due mappe. Queste sono le fortificazioni cosiddette di prima fascia, cioè lungo il fiume Oglio. Queste sono le fortificazioni cosiddette di seconda fascia, cioè non direttamente sul fiume Oglio, ma che dovevano eventualmente entrare in gioco in caso di assalti, in caso di sconfinamenti. Chiaramente noi ci occuperemo solo di quelle Martinengo lungo il fiume Oglio. Quelle che vedete non sono tutte le Martinengo, ci mancherebbe, se no sarebbero stati più potenti del Doge, ma molte lungo, peraltro, il territorio bresciano sono proprio dei Martinengo. Una delle prime fortificazioni è quella di Urago d'Oglio. Allora, Urago d'Oglio, lo dice la parola, è sull'Oglio. Vedete qui a sinistra il corso del fiume Oglio. Okay? Questo territorio che vedete al di là del fiume Oglio è già provincia di Bergamo. Qui, cerchiato in rosso, potete vedere dall'alto nel tessuto urbano l'individuazione dei tetti, sostanzialmente, del nostro castello di Urago d'Oglio, direi di dimensioni piuttosto importanti. Peraltro vedete che può tranquillamente osservare il guado, che all'epoca c'era, sul fiume, tra appunto le due province. È anche vero che, una cosa che oggi non si fa più, lungo il fiume Oglio si navigava. Ora non dovete pensare a chissà che navi, erano delle chiatte, delle piccole imbarcazioni, ma si navigava per il trasporto delle merci. Quindi anche la riscossione dei dazi per il commercio era una cosa molto importante. Vedremo dopo a Villagana che le antiche mappe riportano anche proprio il disegno del guado e di piccoli ponti esistenti, di barche, proprio per creare una sorta di dogana, ok? Dove fermare sia chi voleva sconfinare sia chi commerciava. Il castello di Urago d'Oglio, se voi osservate, sembra diviso in quattro, no? Sembra che ci sia una croce, come. Questo perché? Perché questo è uno dei castelli, uno dei primi castelli della famiglia Martinengo, e questo castello è stato diviso in ben quattro rami. Ora, io vi dicevo che ci sono 12 rami principali, io ve li cito così, almeno abbiamo dei nomi su cui focalizzarci.
E poi chiaramente ve li ripeto, non è che, cioè, non è che dovete imparare a memoria, però per farvi capire, ci sono vari rami dei Martinengo. Dalle figlie del Colleoni discendono tre rami dei Martinengo, quindi i Martinengo Colleoni veri e propri, i Martinengo dalle palle, scopriremo poi perché sono detti così, e i Martinengo della Motella. Motella è sempre un'area dove c'era un castello, la vedremo dopo. Ma poi ci sono i Martinengo Cesaresco, divisi in cinque rami a loro volta. Ne parleremo. I Martinengo di Villa Chiara, località della provincia, Martinengo Villagana, altro castello della provincia, Martinengo da Barco, altro castello della provincia. Poi ci sono i Martinengo della Pallata. Più o meno questi, giusto per capirci, almeno questi nomi. I Cadivilla, ecco, ci sono anche i Cadivilla, sempre località della Bassa Bresciana, nella zona dei Castelli Martinengo. Quindi ci sono diversi rami. I primi e più, diciamo, facoltosi di cui tratteremo sono i Martinengo da Barco, ah, giusto, i Padernello anche, ecco, mi viene in mente man mano il Padernello che tratteremo. Comunque, i più facoltosi sono i Martinengo Colleoni, i Martinengo Cesaresco, nei vari rami. I Martinengo dalle palle, Martinengo da Varco, molto importanti, e vedremo i Martinengo di Villa Chiara. Allora, questo castello di Urago viene diviso a un certo punto tra fratelli e cugini e viene ad essere in possesso di quattro rami, i Martinengo, il Padernello della Pallata, dalle palle e da Varco. Capite bene che riuscire a abitare in quattro nuclei familiari qui dentro è un po' difficile. È per questo che questa suddivisione che noi vediamo oggi, che sembra divisa in quattro, permane ancora oggi. Oggi non è più dei Martinengo, in realtà già dall'Ottocento, dal 1800 ovviamente, ma sono rimaste quattro proprietà distinte. Peraltro sta crollando il castello, è una situazione vergognosa qua. Comunque, vabbè, non addentriamoci. Questi quattro rami manterranno sempre la loro porzione del castello, perché è uno dei primi castelli di cui la famiglia entra in possesso. E quindi rimarrà, diciamo, in linea di massima come una delle proprietà storiche. E questi rami, seppur poi non verranno nemmeno più a soggiornare in questo castello, andranno da altre parti, in zone più comode, lo manterranno sempre in famiglia, proprio per un legame con le origini familiari. Di questi Martinengo di cui parliamo, dei castelli di cui parliamo, i Martinengo Colleoni non avranno un castello qui. Perché? Perché essendo gli eredi diretti della primogenita del Colleoni, ereditano i castelli del Colleoni, cioè i castelli che oggi sono nella Bergamasca, sono Cavernago e Malpaga soprattutto, dove morirà peraltro il Colleoni. E rimarranno in famiglia fino a fine 800, fin quando non si estingueranno anche i Martinengo Colleoni. Quindi vi dicevo, Castello di Urago, guardate, se voi dall'Oglio guardate verso Urago, lo vedete benissimo, in posizione sopraelevata, con questo misto stile che varia da un'area più antica, ancora diciamo castellana vera e propria, che è quella alla vostra sinistra, con la torre più quattrocentesca, diciamo, a un'area invece ristrutturata probabilmente nei primi anni del Cinquecento con questa loggetta più aperta verso il territorio. Due zone distinte, quindi due rami della famiglia anche distinti. Questa è una bellissima foto d'epoca. Quando arrivavate a Urago, all'inizio del secolo scorso, niente di particolarmente lontano nel tempo, vi trovavate davanti, verso il paese, all'ingresso dove una volta c'era il ponte levatoio. Vedete benissimo le feritoie, no? di questo ingresso dove c'era il ponte levatoio. Oggi è così. Ovviamente le cose sono un po' cambiate. La piazza è diventata purtroppo un parcheggio dove si fa anche il mercato. Il castello, essendo di varie proprietà, anche qui è stato, ma non della stessa famiglia, è stato restaurato in modo abbastanza dubbio. In realtà l'ala a sinistra della torre di accesso sta crollando, come vi dicevo, perché è abbandonata. I proprietari non abitano qui, abitano forse a Milano, adesso mi ricordo, e il castello sta sostanzialmente crollando, purtroppo. Questa è la torre di accesso che dava col ponte levatoio accesso a tutti e quattro i nuclei. Se guardate sopra il ponte levatoio, qui c'è una bella aquila.
Perché l'aquila? Perché l'aquila è il simbolo originario della famiglia Martinengo. Quindi, nello stemma Martinengo, che poi si è evoluto, i vari rami hanno inserito altre cose, però lo stemma Martinengo primitivo, originario, comune a tutti è l'aquila. L'aquila rossa in campo oro. Questa è presente in tutti gli stemmi Martinengo. Questi sono gli ingressi, vedete che ci sono tre portoni, in realtà poi uno di questi portoni dà ancora un ingresso a un secondo portone, quindi alla quarta porzione. Se ci spostiamo leggermente più a sud, poi lo vedremo anche sulla mappa, arriviamo a un paese che si chiama Roccafranca, sempre sul fiume Oglio. Questo paese, al centro del paese, vedete già, ho lasciato proprio il nome delle vie, via Fiume Oglio, è la via che va all'Oglio. Via Castello, ci dice già subito, abbiamo il nucleo del castello, questa volta del ramo dei Martinengo Cesaresco. I Martinengo Cesaresco avevano una grossissima proprietà tra Orzivecchia e Roccafranca. Vi ripeto che sono cinque rami poi Martinengo Cesaresco: l'Aquilone, Camilli, Novarino I, Novarino II, Silla, quindi si dividono in cinque rami. Questo castello viene diviso tra due di questi rami, il Novarino II e Martinengo dell'Aquilone. Purtroppo però questo castello viene abbandonato un po' dalla famiglia, anche perché si estinguono a un certo punto. I Martinengo Novarino II esistono ancora, però non abitano più ovviamente a Roccafranca, non hanno più possedimenti, e l'Aquilone invece sono estinti. Però il castello viene sostanzialmente venduto nell'Ottocento, passa in mille proprietà ed è diventato anche casa colonica per tanto tempo. Però se noi dall'esterno osserviamo, notiamo una presenza gentilizia in questa costruzione, delle caratteristiche architettoniche che ci ricordano ovviamente un castello. E con la torre angolare, per esempio, qui l'intravedete dietro gli alberi, ma se ci spostiamo anche davanti, vediamo che questa torre di ingresso, in realtà non è davanti, davanti vuol dire tutto e niente, è la zona nord, l'ingresso nord. Notiamo questa torre che effettivamente ci ricorda una torre castellana, capitozzata perché è tagliata, ovviamente, beh, è stata abbassata, ma assolutamente. Se poi ci spostiamo verso il paese, troviamo un'altra torre e se la guardiamo bene, vediamo un'aquila gigante sull'ingresso. È chiaro, direi che è abbastanza palese che questo fosse l'ingresso, uno degli ingressi padronali e che desse accesso appunto alla dimora della famiglia. Questa aquila direi che è, qui la vedete da lontano, ma già capite che ha una dimensione notevole. Se vi avvicinate, scoprite che è veramente un'aquila gigantesca. I Martinengo Novarino II, direi dell'aquilone in generale, direi che sul simbolo dell'aquila ci giocano molto anche in città, se dopo riusciamo a vederlo, il loro palazzo di città. Al posto dei capitelli, ha due aquile gigantesche, quindi erano molto sensibili a questo, a riproporre il loro stemma. Orzivecchi è una casa un po' particolare. Allora, in fianco alla parrocchiale, verso sud, quindi alla vostra sinistra della parrocchiale, ci sono i resti del castello. Castello dei Martinengo Cesaresco, sempre, che erano conti di Orzivecchi. Oggi è sede comunale, ecco, non so se c'è anche la biblioteca dentro, forse insomma, comunque sede comunale, è stato restaurato, è solo una parte questa che vi porto in fotografia, ma anche questa abbandonata nell'Ottocento. Questo è un caso particolare perché non è esattamente sull'Oglio, ma in realtà questo ramo di Martinengo aveva una sorta di avamposto nella campagna verso l'Oglio, che era una cascina fortificata a mo' di castello che si chiama Cesarina, che è quella che vedete perché a te è rosso. Cesarina, perché Martinengo Cesaresco prendono il nome da Cesare I il Magnifico, che è stato uno dei rappresentanti nel 400 più importanti, 4-500 più importanti della famiglia. Questo era il centro nevralgico, diciamo, del feudo all'epoca, perché governava la campagna e l'Oglio è molto vicino. Oggi è ridotto a cascina, ovviamente, però se voi entrate in questa cascina ritrovate segni di un'architettura nobile. Non è un cascinale, era ovviamente una dimora della famiglia. Nel Settecento addirittura ci costruiscono anche di fronte una chiesetta privata, non solo per se stessi, ma anche ovviamente per tutti i lavoranti che abitavano la Cesarina. Se
scendiamo più a sud, incontriamo quello che è oggi il meglio conservato tra i castelli dei Martinengo. Peraltro oggi è anche sede di una biblioteca delle Terre Basse, sede di manifestazioni culturali. È un castello spettacolare perché chi non conosce, per chi non conosce, sarebbe opportuno, quando ovviamente si passa in queste zone, fare un salto, perché è veramente notevole. È stato anche ristrutturato recentemente, restaurato, perché anche lì ha avuto delle vicissitudini piuttosto complesse, ma è un castello fenomenale perché innanzitutto è ancora circondato da fossato e c'è ancora una sorta di ponte levatoio. Quindi anche questa è una caratteristica che ha mantenuto dall'antico castello. Poi questo castello in realtà è stato anche ristrutturato nel 7 e nell'800, quindi ha perso alcune caratteristiche. Però, diciamo, soprattutto negli interni, ma esternamente rimane ancora la sua forma a proprio castellana. Vedete, con le torri angolari, addirittura col mastio centrale in un certo senso, e con il grande cortile centrale porticato, tipico di questo periodo. Peraltro, lo stemma con l'aquila che avete visto sulla locandina della chiacchierata di oggi viene proprio da Padernello. Guardate che meraviglia dal fossato, abbiamo proprio l'idea ancora del castello con le caditoie, vedete, con le torri, con il ponte levatoio a destra, il mastio che spicca, quindi insomma veramente il muro a scarpa che si protende proprio diciamo così, nel laghetto che c'è attorno, quindi uno specchio d'acqua che lo circonda. Quindi veramente interessante. Questo è il fronte che è stato un po' rifatto nel Settecento, quindi questa parte centrale tra le due torri è un po' rifatta nel Settecento. Abbiamo fatto un'uscita sul specchio d'acqua perché dame e cavalieri potessero con le barchette fare il giro, no, attorno al castello. D'altra parte sapete bene che dopo la metà, la fine del Cinquecento, i castelli perdono il loro significato di difesa vera e propria e iniziano a essere trasformati in dimore più gentilizie, diciamo che seguono un po' anche loro la moda e soprattutto gli interni vengono trasformati. Qui addirittura la torre è diventata una torre colombaia, passerera in realtà, cioè vedete tutti questi buchini che ci sono in cima, era utilizzata la parte alta per allevare i passeri che poi venivano ovviamente consumati. Interno, chiaramente la vetrata ottocentesca, ma il portico è quattrocentesco originale, lo si vede bene dai capitelli ancora bramanteschi e anche dalle proporzioni. Questa invece è l'ala che abbiamo visto dall'altro lato, che viene rifatta nel Settecento per dare proprio l'accesso comodo alle barchette per fare il giro attorno. Qualche foto dell'interno, perché essendo questa una sorta di biblioteca e luogo culturale di incontri, si può entrare a fare un po' di fotografie. Queste volte sono ancora quattrocentesche, queste volte a spicchio, ad ombrello, questa era la cucina vecchia. Lo scalone invece è settecentesco, è stato rifatto, ovviamente perché ne sapete bene che nei castelli non c'erano degli scaloni veri e propri, ma c'erano delle scale. Di minore importanza, mentre nel Settecento lo scalone è il biglietto da visita della famiglia, quindi ha bisogno di avere una sua importanza per accogliere anche gli ospiti. Castello molto amato questo di Padernello. Dai Martinengo di Padernello, non per niente si denominano così. Famiglia cospicua, molto cospicua, che insieme ai Martinengo da Barco e anzi, a un ramo di Martinengo da Barco, neanche tutti e due, perché bisogna essere onesti, neanche tutte e due, e ai Martinengo delle Palle, tre rami quindi di questa famiglia, non solo sono conti patrizi bresciani, ma saranno anche patrizi veneti, cioè riusciranno a entrare nel maggior consiglio della Repubblica di Venezia. Infatti, sul Canale Grande, per chi non lo sapesse, ci sono ben due palazzi Martinengo, uno dalle Palle e uno da Barco. Si imparentano con le famiglie veneziane, con la nobiltà veneziana, e in realtà sposteranno l'asse dell'interesse molto verso il Veneto e la zona comunque dell'entroterra veneziana. Qui siamo a Motella, altro ramo di Martinengo, Martinengo della Motella. Di Motella rimane pochissimo, il castello è quasi andato completamente distrutto, è diventato casa colonica, perché entre Martinengo e la Motella si estinguono già nel 600, quindi figuratevi i passaggi di proprietà. E quindi rimane
qualche brano architettonico, vedete, che ci testimonia una certa nobiltà, ma davvero rimane molto, molto, molto poco. Per cui non mi soffermo tanto su questo. Invece il castello di Villa Chiara è un esempio spettacolare. Villa Chiara è sempre un paese della Bassa, vicino all'Oglio. Questo castello, che si vede benissimo adesso dall'area antistante la chiesa, è ancora a guisa di castello, nel senso che esternamente, vedete, è proprio un castello tipicamente, diciamo, della Bassa, con questa muratura a caditoie, con queste piccole finestrelle, queste torri circolari, angolari. In realtà questo castello è importante perché è stato sede di una sorta di piccola corte nel Cinquecento. Questo Martinengo, Bartolomeo Martinengo di Villa Chiara, sposa niente di meno che una duchessa d'Este. Non sono ancora i duchi d'Este che conosciamo magari sotto Lucrezia Borgia, anzi probabilmente è un ramo cadetto in realtà, questa Este che Bartolomeo di Villa Chiara sposa, però si imparenta con la casa d'Este e diventa un principe, diciamo così, un mecenate anche in piccolo, perché chiaramente non si può paragonare alla famiglia Este, però diventa una sorta di piccolo mecenate, tanto che all'interno di questo castello ci sono alcuni affreschi attribuibili ai fratelli Campi, che sono dei grandi pittori cremonesi che lavorano anche in queste zone, vengono chiamate proprio da Bartolomeo di Villa Chiara per affrescare alcuni ambienti del castello. Esistono ancora, però il castello è privato, quindi non si può entrare ovviamente a visitarlo. Si può vedere esternamente, questa è una foto che ho preso da internet ovviamente, ma per farvi vedere come ancora il castello mostri proprio il suo aspetto difensivo. Questo era il vecchio ingresso, vedete che c'era il ponte levatoio, sono state murate le fessure delle catene, e ovviamente non c'è più, non c'era l'acqua attorno, però c'era il fossato, è stato fatto gettata di cemento e quindi si è persa un po' questa caratteristica che abbiamo visto è rimasta Padernello e basta. Villa Gana, cioè, scusate, Barco, questo castello, questo è il fiume Oglio. Vedete che è appiccicato proprio, lo guarda direttamente. Il castello di Barco, peraltro metà in vendita, ultimamente era in vendita anche. E anche questo è un castello molto interessante. È un castello su un, diciamo, su una piccola collinetta, quindi leggermente sopraelevato. Noi sappiamo da descrizioni cinquecentesche che era contornato da un giardino magnifico, da un giardino all'italiana cinquecentesco, proprio del signore che all'epoca lo possedeva, cioè un Martinengo da Barco, appunto. Come vedete è scomparso tutto, non esiste più nulla. Non esiste più nulla, il giardino, non ci sono nemmeno le tracce di questo giardino, ma anche questo era una sorta di piccolo centro, diciamo così, culturale, dove il signore accoglieva i poeti e gli artisti locali e teneva una sorta di piccola corte. Peraltro vi dicevo che Martinengo da Barco diventano veneziani anche, cioè diventano anche patrizi veneziani. Questo cosa significa? Significa che pian piano si spostano verso Venezia e spostandosi verso Venezia cosa succede? Succede che perdono gradualmente l'interesse per queste dimore, soprattutto nella seconda metà del Settecento e nell'Ottocento. Addirittura l'ultimo Martinengo da Barco venderà il castello da Barco, il castello da cui trae origine la famiglia. E da lì purtroppo verrà utilizzato in parte come casa colonica, in parte, adesso dentro c'è anche una pizzeria adesso, eccetera, eccetera. Quindi usi non propriamente gentilizi. Viene abbandonato sostanzialmente. Grandi decorazioni non ce ne sono nella parte, diciamo, nord, invece nella parte sud ci sono i resti di una stanza decorata, probabilmente quindi ce n'erano anche di più, decorate da questo pittore da noi abbastanza conosciuto del Cinquecento, che è Sebastiano Aragonese, probabilmente altre parti d'Italia meno, però è un pittore conosciuto anche di un buon livello, sempre della cerchia, diciamo, un po' dei Campi, per capirci,
dipinge questa sala che è molto rovinata, ma che ancora porta tracce di questa decorazione tipicamente rinascimentale. Purtroppo non ho immagini da mostrarvi perché è ovviamente sempre privato e queste immagini sono difficili da avere. Questo è l'arrivo dall'Oio verso il castello di Barco. Vedete che ancora anche qui cavitoie, torri e quant'altro. Questa è un po' la parte interna. In realtà la stanza dipinta all'aragonese è proprio dentro questo corpo, al piano terra. E questo invece è visto dai campi, visto che vanno verso l'Oio, quindi la classica fortificazione turrita, eccetera. Altro castello a pochi chilometri, Villagana. Anche qui vedete il corso del fiume Oglio e Villagana è qua, quindi proprio tengono d'occhio proprio i punti di accesso. Questi non sono i cerchi del grano, eh. Chiariamo se qualcuno vuole pensare a qualche tipo di presenza extraterrestre, no, non c'entra niente. Il castello di Villagana, che è questo complesso, ancora oggi è forse uno dei luoghi più simili ai luoghi cinquecenteschi, perché è un paesino veramente minuscolo che gravita tutto sul castello e su alcune grandi cascine, quindi dedito all'allevamento, sostanzialmente all'agricoltura, come nel Cinquecento. È un paesino che ancora ci ricorda un po' come erano questi feudi, cioè il grande castello e poi tutte abitazioni rurali, cascine, stalle e quant'altro attorno. Il castello di Villagana, qui vedete il complesso di Villagana intero, vedete che sono, con l'aggiunta ovviamente moderna delle stalle, ma il nucleo storico è questo, il castello è qui, il resto sono tutte grandi cascinali. Guardate l'Oglio, si vede benissimo qua, che gira. Peraltro, diciamo in prossimità di Villagana c'era uno dei guadi, quindi a maggior ragione da tenere d'occhio. Questo è il castello visto dall'altro, molto, molto, molto cambiato nei secoli. Per esempio, notate subito che manca un pezzo. Questo castello era in realtà a corte chiusa. Ok? E internamente, ahimè, è successa una cosa deplorevole, ma sappiamo come vanno queste cose. Prima del Novecento, l'ultima contessa Martinengo ha deciso che era troppo vetusto, ha deciso di rimodernarlo e l'ha rimodernato nel gusto novecentesco. Per cui le volte sono rimaste tali, per fortuna al piano terra, ma al primo piano, seppur mantenendo i travetti lignei classici delle coperture delle stanze cinquecentesche, sono stati tutti ricoperti con queste decorazioni, pitture novecentesche. E in quel caso è stata abbattuta tutta quest'ala, che non è un'ala rustica, per dare più luce al castello. Come facciamo a saperlo? Perché se guardiamo una mappa del primo 800, vediamo che il castello è a corte chiusa. Questa ala che oggi non c'è più. Inoltre, se vediamo la rappresentazione che c'è di questo castello nel quadro della chiesetta presente a Villagana, vediamo che il castello è a corte chiusa anche qui. Ancora nel catasto dell'epoca austriaca, quindi 1852, è sempre a corte chiusa. Nel catasto del Regno d'Italia, 1898, è ancora a corte chiusa. Quindi noi sappiamo che l'ultima contessa fa i lavori attorno al 1910-20 e infatti lì sparirà questa parte del castello. E quindi viene demolita. Se poi guardiamo questa mappa storica ancora presente nell'archivio Martinengo, anche qui vedete il castello qui in basso, vedete che erano una serie di portici che chiudevano, quindi portici rustici che chiudevano, peraltro molto alti, che chiudevano l'ala del castello, quindi c'è cioè l'ingrandimento. Questo è il castello che ancora rimane e questa è l'ala demolita. La chiesa c'è ancora, la vedremo. Anche altra mappa, idem, ci denota questa particolarità del castello chiuso a corte. Come è classico, vicinissimo, vi dicevo, scendendo dal castello si arriva al guado, vedete la casetta del doganiere, potremmo dire, vedete il fiume Oglio, qui ovviamente senza GL perché una volta non si utilizzava, è un'edizione latina, diciamo che deriva dal nome latino, è latinizzato meglio. E c'era una sorta di ponte, piccolo ponte di barche, sia per attraversare, quindi tra i due stati,
sia per, ovviamente, questo porto di barca era mobile, poteva essere aperto e far passare le imbarcazioni. Quindi capite bene l'importanza non solo della difesa, ma anche del controllo dell'ingresso o del passaggio di merci tra i due stati. Ecco la vista dall'alto del nostro castello e della nostra parrocchiale, che è anche la chiesa privata del castello. Qui c'è una cosa particolare. Questa, vedete, è l'area dove è stata demolita l'ala. Ed è stata costruita ex novo questa piccola parte racchiusa da questo rettangolo rosso, sempre nei primi anni del Novecento. Queste sono alcune vedute dalla strada dell'Oglio. Man mano ci avviciniamo, vedete, la strada sale perché anche questo castello ovviamente è su una leggera altura. Al parlare di altura, ovviamente in pianura è un po', diciamo, forzato, però insomma è un pochino più sopraelevato per tenere d'occhio, vedete, proprio l'accesso al fiume. Qui sopra c'è anche il giardino che ancora circonda il castello, non più ovviamente il giardino cinquecentesco, ahimè. E questa è sempre l'ala del castello che si vede arrivando dal fiume. Peraltro qui non si vede, ma c'è incastonato il leone di San Marco. Proprio perché chi arrivava dal fiume sapeva che entrava nello stato della Repubblica di Venezia. Questa è una delle parti più antiche, ancora quattrocentesche. La chiesa, vi dicevo, è una chiesa molto particolare, perché noi la vediamo così dal cortile del castello, ed è la chiesa del castello, cioè la chiesa privata dei Martinengo, ma in realtà anche la chiesa per gli abitanti della frazione. Questa facciata che vedete è finta. Non si entra di qua in chiesa, si entra dall'altro lato, cioè dal paese. L'unico ingresso è questa porticina qui a sinistra, che era la porta d'ingresso per i conti che andavano ad assistere alla messa. Tutti gli altri entravano dall'altra parte. Questa è una finta facciata costruita, vedete? C'è due piccoli ingressi laterali nelle sagrestie, ma il portone principale è murato. L'ingresso vero è verso il paese. È ovviamente una facciata finta per dar decoro al cortile del castello. Quindi entravano giusto di qua i conti, entravano in sagrestia e, staccati dalla popolazione, osservavano, assistevano, diciamo, alla messa e alle celebrazioni. Questo è il cortile del castello, che è ancora 5-600esco in realtà. Il portico è ancora originale, tranne questa costruzione, come vi dicevo, che è novecentesca. Qui, vabbè, c'è un po' di genealogia, perché? Perché in realtà i Martinengo Villagana si estinguono. Si estinguono con l'ultima nel Settecento, che sposa un Martinengo, a sua volta un cugino, un Martinengo palatino, che è un altro ramo. Estinguendosi, i Martinengo palatini cambiano cognome e diventano Martinengo palatini di Villagana. Quindi assumono il cognome e proseguono, diciamo, la famiglia col doppio cognome. Qui alcuni ritratti, solo per farvi capire che internamente alcuni oggetti ancora originali sono rimasti. Questi sono due dei rappresentanti. Peraltro questo ramo, che è quello che discende comunque da Bartolomeo di Villachiara e dalla duchessa d'Este, si imparenta anche con Colonna, giusto per farvi capire che questa per esempio è una colonna, per farvi capire l'importanza di questo piccolo feudo in realtà posto ai confini appunto della Repubblica. Ci sono i figli, giusto per avere qualche immagine dei personaggi di cui parliamo. Vabbè, questa è la genealogia, qui vi porto altri discendenti, ma solo per farvi capire, ci sono gli ultimi Martinengo, perché l'ultima, la Luigia Martinengo, sposa il conte Medolago Albani Bergamasco, per cui il castello passa ai Medolago Albani ed oggi è di proprietà di un erede dei Medolago Albani, l'ingegnere Mauro Poli Medolago, che ancora lo conserva. Questo è il castello. Vi porto qualche immagine, giusto perché non parliamo solo di tetti e di visioni dall'alto. Vi dicevo, il portico è ancora originale, però è stato affrescato e ridipinto tutto nel Novecento. Vedete tutta questa decorazione che vedete qua, losanghe sotto il portico, è novecentesca. Così come le stanze. Le stanze, vedete, questa è una bellissima volta ombrello del 400, a ombrello perché ricorda l'ombrello, no? Come dimensioni, come forma, però è stata decorata molto dopo, nel Novecento sostanzialmente. Idem quest'altra volta ombrello originale 400esca, ma in realtà decorata nell'Ottocento, nel Novecento.
La vista del castello dalla chiesa ci fa vedere questa torre. Questa torre doveva essere rifatta nell'Ottocento in stile neogotico da un grandissimo architetto bresciano, da Rodolfo Vantini, l'autore del nostro cimitero vantiniano, perché era amico di famiglia. Poi però non viene realizzata. Abbiamo i disegni originali, ma non viene realizzata. Capite quindi quante trasformazioni in realtà i castelli hanno subito negli anni, per cui internamente purtroppo abbiamo veramente poco di originale. Se poi percorriamo le altre stanze, vediamo che sono state rifatte posteriormente. Addirittura questa, che è l'ala novecentesca, è tutto appunto risalente al secolo scorso. Però l'ultima contessa ha voluto, oltre ai caloriferi per scaldarsi, ha voluto sempre ripetere, no, lo stemma originale della famiglia dell'Aquila Rossa in Campo Oro. Vabbè, qui possiamo andare oltre. Vi faccio una carrellata di immagini adesso qui perché c'erano degli spostamenti in atto, però le altre stanze vedete tutte ridecorate nel Novecento. L'ultima, che era anche la camera da letto dell'ultimo conte, Medolago, anche questa rifatta tranquillamente nel Novecento, perché il piano superiore è quello che è stato maggiormente, diciamo, sottoposto a restauri. Allora, se togli, grazie Paolo, un attimo la condivisione, ecco. Così tengo d'occhio perché. Questa è una carrellata, è solo una carrellata per farci capire una cosa, cioè che tutto il corso del fiume Oglio era in mano sostanzialmente a una sola famiglia, divisa in vari rami, ma tutta la stessa famiglia. Quindi Venezia, come vi dicevo, demanda in un certo senso, infeudatando proprio di questi luoghi, quindi dandogli terreni e quindi ricchezza a queste famiglie, il compito di collaborare. Ovviamente non era loro il compito della difesa, quello della Repubblica, questo è ovvio. C'era la Rocca di Orzinuovi a controllare quest'area dove c'era la guarnigione veneta, ma loro collaborano al controllo attraverso appunto questa capillare distribuzione di castelli del confine, cosa a cui Venezia non poteva capillarmente appunto provvedere. I Martinengo ricambiano perché diventano tra i più importanti condottieri della Repubblica. Ve ne cito uno, c'è questo Nestore Martinengo che è stato un condottiero appunto al soldo, non tanto sì, anche al soldo potremmo dire, di Venezia, che ha partecipato per esempio all'assedio di Famagosta, quindi all'assedio di questa città, no, di Cipro, che precede di pochissimo la battaglia di Lepanto. Cipro cade in mano, lo sappiamo, ai turchi, c'è questo assedio spaventoso dove c'è il famoso Bragadin che viene preso, ucciso, torturato, spellato, eccetera, e poi la sua pelle viene riempita di fieno sostanzialmente ricucita, viene fatto una sorta di bambolotto e portato a cavallo per le strade di Famagosta, quindi cose spaventose. Questo Nestore Martinengo, uno dei capitani che combatte a Famagosta, riesce a scappare. Riesce a scappare, riesce a tornare a Venezia e stenderà un famosissimo memoriale dell'assedio di Famagosta. Voi potete andare a leggerlo perché è pubblicato tranquillamente. Quindi abbiamo anche la testimonianza diretta di un bresciano a Famagosta, quindi anche una cosa abbastanza interessante, ecco, da questo punto di vista. Poi ci sono anche altre, ovviamente, relazioni su quella battaglia, su quell'assedio, però certamente quello del Martinengo è una delle fonti più utilizzate dagli storici. Quindi, insomma, ci sono tanti personaggi importanti in questa famiglia, chiaramente non si possono dire tutti, però molti militari. E molti anche in realtà, se volete, signori prepotenti, un po' i Don Rodrigo dell'epoca, perché noi sappiamo che nel 600 molto Martinengo vengono alle mani e ammazzano un po' di personaggi scomodi, vengono banditi, poi tornano nelle loro terre, quindi insomma ci sono tante storie anche da questo punto di vista molto interessanti. Allora, io adesso andrei sulla mappa un attimo. Ricondivido. Sì, grazie. Allora, questa è la città di Brescia, centro storico. Mi allontano per farvi vedere una cosa. Il fiume Oglio, questa è Brescia, il fiume Oglio è qui.
I castelli che noi abbiamo visto sostanzialmente vanno da quest'area, ok, fino a quest'area qui sotto. Quindi tutta questa parte del fiume era presidiata anche appunto dalla famiglia Martiengo, controllata in un certo senso da questo clan familiare, potremmo chiamarlo così. Ma come vi dicevo, i Martinengo si trasferiscono anche in città. E in città costruiscono delle dimore abbastanza importanti, anzi, tra le più importanti. L'apice della famiglia, diciamo che va dal 500 al 700. Nell'arco di questi 2 secoli in città nascono dimore, diverse dimore, ognuna appartenente a un ramo diverso della famiglia. Vi porto, per esempio, adesso in Piazza del Foro. Quella che era l'antica piazza del Foro della Brescia romana, di Brixia. Qui ci sono ancora i resti del Tempio Capitolino, li vedete, c'è il resto del teatro. Su quest'area, vedete tutta questo lotto, ok? È un palazzo Martinengo. Se noi ci portiamo qua in Piazza del Foro, esattamente qua, perfetto. Tutta questa dimora è una dimora Martinengo. Occupa un isolato gigantesco. Questo è uno dei nuclei dei Martinengo Cesaresco. Lo sappiamo perché qui c'è una targa con scritto che questa dimora fu costruita da Cesare Martinengo Cesaresco nel 1663, unendo in realtà dimore precedenti. Questa dimora però ha 3 portali d'ingresso. Questo è il principale su Via Musei, che dopo vedremo avvicinandoci, e questi due su Piazza del Foro. Perché? Perché qui hanno abitato 3 rami della famiglia Martinengo Cesaresco, quindi Silla, il Novarino I e Novarino II. E quindi ognuno aveva il suo ingresso. Peraltro questo palazzo, diciamo, è un palazzo che per noi bresciani è importante, non solo perché oggi si fanno le mostre, oggi è sede, no, di mostre Palazzo Martinengo, ma perché nell'Ottocento ha visto nascere e in un certo senso anche un po' fiorire la storia d'amore tra Ugo Foscolo e la contessa Marzia Martinengo. Contessa Marzia Martinengo era una Provaglio, nata a Provaglio, che sposa un Martinengo cesaresco, Novarino I. Quindi abitava proprio in queste stanze, ok? Perché questa è la parte dei Novarino I, ok? E quindi da questo portone noi vedevamo uscire nei primi anni dell'Ottocento, quando Foscolo viene a Brescia per far stampare i sepolcri, perché vi ricordo che i sepolcri vengono stampati a Brescia da Niccolò Bettoni, dalla tipografia di Niccolò Bettoni, conosce, si innamora della Marzia Martinengo e c'è una sorta di liaison, diciamo, sapete che Foscolo era soggetto a queste liaison con diverse nobildonne, e Marzia Martinengo per un buon anno e mezzo con Marzia Martinengo intrattiene questa sorta di liaison. Lo sappiamo perché ci sono arrivate diverse lettere che il Foscolo ha inviato a Marzia Martinengo. Le reti Martinengo le hanno tenute. Invece le lettere che la Martinengo spediva a Foscolo non ci sono pervenute. Questo è un palazzo molto importante, come vedete occupa una piazza importante. Se poi noi ci spostiamo qui, e andiamo, questa è una via stretta, ma se noi andiamo a vedere il portale, vedete, vediamo se riusciamo così, le grandi aquile che vi dicevo Martinengo che sostituiscono i capitelli del portale. Qui si vede poco, ma internamente c'è anche un bel fondale architettonico con la statua del costruttore del palazzo. E il palazzo, comunque, per chi viene a Brescia a vedere le mostre, è parzialmente visitabile perché si tengono appunto le mostre. Questa sicuramente è una delle architetture più significative all'interno della città. Da un punto di vista invece decorativo interno, i Martinengo non spiccano mai per grandi realizzazioni. Basano molto di più sull'architettura che sulla decorazione interna. Questo l'avete visto anche nei castelli. Anche nei castelli non trovate niente di particolarmente pregevole, a parte nel caso di Villa Chiara, no? Che ci sono i fratelli Campi. Ma perché probabilmente il biglietto da visita, diciamo, principale è proprio l'architettura stessa. Per chi giunge, per chi frequenta la città, per chi passeggia, l'architettura diventa proprio un biglietto da visita. Quindi un palazzo di queste proporzioni e di questa architettura certamente mostrava, palesava, no,
il livello sociale ed economico della famiglia. L'altro ramo dei Martinengo Cesaresco, adesso torno alla mappa, si costruisce invece, anzi lo costruisce prima, un palazzo che oggi sede dell'Università Cattolica. Questo è il palazzo del Foro che abbiamo visto, non lontano qui c'è il palazzo, sede oggi dell'Università Cattolica e in realtà anche del Liceo Cesare Ricci. Vi porto a vedere il portale che è magnifico, vediamo se si riesce ad andare un po' più in qua, no, niente, stiamo qui, che forse dove si vede meglio. Questo è l'ingresso del palazzo che fu dei Martinengo dell'Aquilone e dei Camilli, cioè gli altri due rami dei Martinengo Cesaresco. In realtà questa dimora è più antica della precedente, sono i Martinengo degli altri rami che poi fuoriescono da questa dimora perché stanno troppo stretti e vanno a costruirsi la dimora in Piazza del Foro. Questa dimora in realtà è stata costruita, e questo ormai è stato individuato e testimoniato, è stata costruita da un grandissimo architetto bresciano, Ludovico Beretta, che non c'entra niente con i Beretta che conosciamo noi oggi delle armi, ma è un grandissimo architetto rinascimentale, forse il più grande architetto rinascimentale di Brescia, e ovviamente la famiglia, essendo la principale di Brescia, chiama il maggior architetto dell'epoca. Questo portale, con le sue sculture, è stato realizzato da Jacopo Medici, che forse vi dice poco, ma è in realtà lo stesso scultore che realizza le sculture per il palazzo della loggia, cioè per il palazzo principale dove risiedeva l'organo di governo della città. Quindi anche qui utilizzano personaggi, architetti, scultori, eccetera, professionisti che sono tra i più quotati, diciamo, all'interno della città all'epoca. Anche questo palazzo, ahimè, ha ricevuto grandissime modifiche, perché nell'Ottocento è stato venduto perché Martinengo e Aquilone non ce la facevano più a mantenerlo, ed è diventato convitto, è diventato scuola, eccetera, eccetera, adesso anche università, quindi capite bene che le esigenze hanno contribuito un po' alla trasformazione. Però esiste ancora un'ala bellissima del palazzo, tutta affrescata nella seconda metà del Settecento diciamo in occasione di un matrimonio di Francesco Martinengo Cesaresco con Flaminia Martinengo da Barco, una cugina del ramo di Martinengo da Barco. Qui c'è la bella nostra aquila, no? Che campeggia anche qui al centro del portale. Questo portale è magnifico, peraltro, con tutte queste panoplie, no? Insieme di armi, e poi ci sono anche delle teste di moro, eccetera, a ricordare proprio che i Martinengo come condottieri hanno combattuto nella, secolare guerra di Venezia contro i turchi, e hanno combattuto ovviamente anche a Lepanto, quindi queste citazioni un po', diciamo così, turcheggianti, un po' orientaleggianti, ricordano proprio la loro partecipazione a queste campagne militari. E le armi chiaramente vanno a indicare la principale professione di questa famiglia, che era proprio quella dei militari, che peraltro è la professione anche tipica delle famiglie nobili. Non era l'unica, chiaramente, c'erano anche professioni legate, per esempio, al notariato, ai giudici, in parte anche alla medicina, in realtà non sempre, però insomma c'erano delle professioni ritenute possibili per la nobiltà, se no la nobiltà normalmente si doveva occupare della gestione del potere, come anche a Brescia. Ogni qualsiasi professione vile, come il commercio, faceva decadere dallo status nobiliare. A Brescia c'era un consiglio patrizio e i patrizi non dovevano esercitare nessuna arte meccanica. La guerra era un'arte nobile, considerata un'arte nobile, quindi ci si poteva ovviamente arruolare. Altro palazzo bellissimo, stupendo, è quello dei Martinengo dalle Palle, che sono anche nobili veneziani, vi ricordo. Eccolo qua. Questo con la facciata rustica, guardate quanto è lungo, fino qua in fondo. È un palazzo gigantesco, gigantesco questo.
Questi Martinengo dalle Palle, oh oddio, sono uscito. Questi Martinengo dalle Palle sono, vi dicevo anche Nobi, ecco, solo questo corpo sono le scuderie, per farvi capire. Oggi è un ristorante famoso a Brescia, ma sono le scuderie. E poi c'è tutto il corpo del palazzo, che ovviamente vedete, guardate solo quante finestre ha in facciata. Questo palazzo, vi dicevo, è quello che dà il nome a questo ramo della famiglia, perché si chiama Delle Palle, vi ho detto prima, perché? Perché in realtà qui esisteva, allora qui c'erano gli spalti e le mura, qui si usciva dalla città. Quindi in quest'area c'era una zona che era dedicata al gioco delle balle, cosiddette, delle palle, cioè al gioco, una sorta di antesignano, se volete, del calcio, per dirla molto alla grossolana, diciamo. I Martinengo vengono a abitare su quest'area, ovviamente la rilevano, ci costruiscono il palazzo e quindi vengono detti i Martinengo del gioco delle balle, quindi Martinengo delle balle, dalle balle, dalle palle. Quindi un nome un po' curioso, però che non ha niente a che fare con qualcosa di volgare, in realtà semplicemente per designare il luogo dove abitavano. In realtà poi essendo veneti abitavano 6 mesi all'anno a Venezia e 6 mesi all'anno a Brescia, ovviamente. Di questo palazzo vi faccio vedere due immagini, aspettate un attimo, eccolo qua. In questo palazzo, vedete, c'è poi all'interno un portico ad U, molto ampio, che regge una galleria spettacolare. Questo è lo scalone d'accesso e questa è la galleria di disimpegno delle stanze. Questa galleria è stupenda, è decorata nel 600, seconda metà del 600, da un artista bresciano molto famoso per le sue prospettive illusorie, come potete immaginare osservandolo, ed è il nostro Pietro Antonio Sorisene, che lavora anche ovviamente in altre parti della città, per altre famiglie nobili, per anche committenze pubbliche. È un capolavoro, nel senso che questa galleria è veramente immensa, sia per dimensione sia in larghezza, che è una dimensione diciamo molto più ampia delle normali gallerie, sia soprattutto per lunghezza. È lunga praticamente come tutto il palazzo, escluso le scuderie. Quindi capite bene anche le dimensioni dell'affresco, sono enormi. E chiaramente sono tutte prospettive illusorie, quindi con alcuni personaggi che si affacciano, no, a queste balconate illusorie, tra questi archi, eccetera. Man mano che voi percorrete la galleria, cambia il punto di vista, quindi le prospettive. Qui, per esempio, vediamo molto storte, no? Questi modiglioni che reggono la prima parte della volta. Man mano voi camminate, ovviamente la prospettiva si raddrizza, perché chiaramente c'è tutto il gioco proprio di costruzione prospettico, tipico del barocco, e Brescia in questo non differisce da altre parti d'Italia. Devo dire che queste sono delle realizzazioni pittoriche più importanti nelle dimore Martinengo. In altre dimore, diciamo che le decorazioni sono, tra virgolette, meno pregiate. Ecco. Si punta più, ripeto, sull'architettura, che fa più scena ed è più appariscente, quindi colpisce maggiormente il visitatore. Torniamo ai nostri Martinengo. Se ci spostiamo di poco, andiamo in zona di Sant'Alessandro, qui c'è la chiesa di Sant'Alessandro, a fianco c'è uno dei palazzi, anche qui Martinengo, più importanti. Questo è il palazzo, mi allontano così si vede meglio, questo è il palazzo Martinengo con Leoni di Malpaga, cioè i discendenti del Bartolomeo con Leoni. In realtà i discendenti di Martinengo con Leoni si dividono in due rami. Martinengo con Leoni di Pianezza, Martinengo con Leoni di Malpaga, giustamente, ce ne sono due. Vedremo anche di Pianezza, perché è un altro palazzo fenomenale. I Martinengo con Leoni di Malpaga costruiscono questo palazzo, che abiteranno anche loro fino alla seconda metà dell'Ottocento, poi si ritireranno nel castello di Malpaga, dove morirà l'ultimo rappresentante della famiglia. Peraltro, se voi andate per esempio a Torino a guardare l'armeria reale, cioè se entrate in Palazzo Reale e arrivate a visitare anche l'armeria reale, troverete una delle più belle armature di questa armeria, è proprio un'armatura Martinengo, che era stata comprata proprio dalla famiglia nell'Ottocento ed era finita appunto nell'armeria reale dei Savoia. Era una famiglia importantissima questa, perché in realtà gravitava su Brescia, e
ma nello stesso tempo su Bergamo perché aveva il castello di Cavernago di Malpaga, quindi erede diretta dei Colleoni. Anche questa è un'architettura molto interessante. La facciata principale in realtà non è questa, ha un doppio ingresso, la facciata principale è questa. Vedete, questo è l'ingresso principale dove campeggia il bellissimo stemma unito peraltro Martinengo e Colleone. E all'interno, ovviamente, con queste bellissime colonne binate. Questo è veramente un ingresso molto, molto importante. E qui all'interno, qui sopra, c'è il salone d'onore, come classico nelle dimore di questo periodo. E questo salone d'onore è molto interessante perché riporta, invece che una decorazione ad affresco, purtroppo non ho immagini, ma riporta una decorazione a stucco. Quello stucco leggero, leggiadro, grazioso, rococò settecentesco che alleggerisce l'ambiente decisamente importante. Molto, molto bello. Uno dei pochissimi esempi di stucchi rococò a Brescia. Ce n'è solo così bello. Un altro esempio è nel salone di Palazzo Soncini a Brescia. Altro palazzo, vado un po' veloce per riuscire a farveli vedere tutti. Si spostiamo. E beh, questa è la sede del nostro rettorato, non si può assolutamente esimere. Piazza del Mercato, chiamata così perché c'era anticamente il mercato, c'è ancora oggi in realtà. Sulla piazza, spostiamoci dal cantiere della Madonna del Lino, così lo vediamo meglio, ecco. Palazzo Martinengo Palatini. Vi ricordate forse? I Martinengo Palatini sono quelli in cui si estinguono i Martinengo Villagana. Che poi prendono il nome di Martinengo Palatini di Villagana. Palazzo costruito nella classica forma a tiro rovesciata, vedete, che è la classica forma tardo seicentesca e settecentesca dei palazzi, dove il salone d'onore che è sopra l'ingresso occupa due piani, quindi è un salone a doppia altezza, mentre il resto del palazzo è a un solo piano. Il primo piano sapete tutti che è il piano nobile, il salone fuoriesce da questo piano nobile ed è un salone spettacolare anche questo. Viene decorato dai Quaglio, dai fratelli Quaglio, che sono dei pittori di origine, diciamo, della zona del Comasco sostanzialmente, verso il lago di Lugano, tra il Comasco e il lago di Lugano, diciamo così, da dove provengono una quantità di artisti fenomenali come quantità e come bravura. E peraltro il Borromini, vi ricordo che era di origine comasca, a Brescia anche una quantità enorme di architetti, di decoratori, di pittori. È proprio una fucina di artisti di questi ambiti. Anche questo palazzo, molto interessante, purtroppo bombardato durante la Seconda Guerra, quindi parzialmente ricostruito, però una parte degli affreschi è ancora originale, è stata poi quella parte bombardata che è questa zona. È ricostruita e ridipinta comunque com'era, diciamo, dov'era e com'era. Altro bellissimo palazzo Martinengo, che secondo me è uno dei fenomenali, dei più fenomenali, per le dimensioni che non sono bresciane, è questo. Adesso qui lo vedete un po' poco perché la via è stretta, che è questo. Palazzo Martinengo con Leoni di Pianezza. Perché dico che è una cosa particolare? Perché se voi guardate il tessuto urbano di Brescia, questo palazzo spicca sopra, diciamo, la misura media dei tetti, anche di palazzi importanti, spicca totalmente per tutta la sua altezza, è una sorta di palazzo quasi sovrastimato da un punto di vista dimensionale rispetto al luogo in cui si trova. Questi Martinengo, si chiama Martinengo Colleoni, quindi discendono al Colleoni, ma di Pianezza. Perché di Pianezza? Perché a un certo punto si imparentano con la Beatrice di Langosco, che è una nobile piemontese. Questi Martinengo, al contrario degli altri, non militano sotto Venezia, ma militano sotto i Savoia. Si sposano con questa Beatrice di Langosco, che è erede del marchesato di Pianezza. Quindi, estinguendosi Langosco, Martinengo con Leoni, una serie di cause non più finite, riescono a farsi riconoscere il marchesato di Pianezza. Quindi sono del. Appartengono a un ambito, diciamo, sociale più elevato in realtà. Quindi non, se vogliamo dirlo, è una brutta parola, non mi piace usarla, ma per farvi capire, meno provinciale della città di Brescia e più internazionale, no? Qual era quella della corte dei Savoia di fine Seicento. E
avendo questi contatti con la corte dei Savoia, quando decidono di costruire questo palazzo, loro costruiscono questo palazzo utilizzando un architetto che è il Giambattista Croppi, che è un architetto nostro locale. Ma chiedono un parere a Filippo Juvarra, niente meno che a Filippo Juvarra. Ci sono testimonianze che Filippo Juvarra viene a Brescia, probabilmente chiamato da loro, non tanto e non solo per la loro dimora, ovviamente, ma viene a dare un parere anche per la costruzione del Duomo Nuovo, che era ancora in itinere. E già che a Brescia, Martinengo con Leone in pienezza, gli fanno fare probabilmente una sorta di progetto, comunque dare delle indicazioni per l'atrio di questo palazzo, che vi voglio fare vedere perché ovviamente qui bisogna vederlo. Quindi torniamo al palazzo, lo vedete qua. L'atrio è questo. È solitamente i palazzi bresciani come sono. Si entra dal portone, c'è un androne che mette nel portico, che si svolge a L, a U, solo diciamo sulla facciata parallela alla strada, ma comunque c'è un androne che mette al portico. Questo è un caso molto particolare, c'è questo atrio ricchissimo e non c'è il portico in realtà in questo palazzo. C'è un atrio ricchissimo che vedete che non è solo ricchissimo dal punto di vista architettonico, no? Quindi con l'utilizzo di queste colonne di ordine dorico-tuscanico in realtà, sia abbinate che non, ma vedete che anche le cornici delle porte sono impreziosite non solo dai timpani, ma anche dai busti. E guardate soprattutto la volta. La volta è abbastanza indefinibile come volta, nel senso che non è una volta a botte, non è una volta a schifo, non è una volta a crociera, non è. È complessa, in realtà un po' un misto di più volte, però molto impreziosita da tutti questi elementi in stucco. Questa ariosità, questa grandiosità di quest'atrio, questa particolare ricchezza, ma anche leziosità, se volete dire, un po' barocca, si suole attribuirla a appunto le indicazioni che Filippo Juvarra avrebbe dato nella sua passaggio per Brescia. Peraltro questo palazzo è anomalo per un altro motivo. Sapete tutti che il palazzo nobiliare ha uno scalone molto importante. Anche questo ce l'ha. Ma cosa stranissima, lo scalone si sviluppa per due piani, quindi non arriva al piano nobile e si ferma come normale nei palazzi nobiliari. E poi ci sono scalette secondarie che vanno al secondo piano, no? Arriva all'ultimo piano, tanto che la volta affrescata è all'ultimo piano, ma l'ultimo piano è il piano dell'ammezzato, diciamo del sottotetto, ammezzato, non ammezzato, sottotetto. Quindi, se voi, questo è il salone che vi ho riportato qui a destra, il salone d'onore, al salone di onore si accede invece dal primo piano. Quindi voi salite una scala che porta a un salone d'onore, ma è una scala abbastanza anonima, mentre esplode in tutta la sua spettacolarità al secondo piano. Quindi è una cosa stranissima. A Brescia non esiste nessun esempio di questo tipo. È chiaro che questi sono influssi che derivano da città diverse, probabilmente proprio dal, diciamo così, i contatti torinesi che hanno questi Martinengo. Porta questo livello alla balconata di accesso che vede dall'alto, no, il salone sostanzialmente. Quindi è veramente una cosa particolare. Se guardiamo la pianta, si nota subito al centro questo bellissimo atrio del, appunto, forse juvariano e lo scalone d'onore che si sviluppa sui due piani, questo è piano terra e piano primo. A fianco, vedete in alto della pianta, c'è anche la chiesa privata, che oggi è il Teatro San Carlino dove fanno le conferenze, ma in realtà era la chiesa appunto di San Carlino, che era la chiesa privata del palazzo e c'era l'accesso diretto dal palazzo. Questo palazzo ha delle dimensioni veramente giganti, giganti. Per esempio, gli ammezzati di questo palazzo non sono abitabili come erano quelli degli altri, ma hanno addirittura le volte e alcune volte affrescate, quindi era quasi un piano comunque nobile, quindi non relegato ad utilizzo della servitù. È un palazzo decisamente notevole, che veramente è più un palazzo da capitale, qual era Torino, piuttosto che da una città come Brescia. Nulla togliere a Brescia, ovviamente.
torniamo di qui, quindi questo è il pazzo Martino Colleoni, e posso farvi vedere ancora, magari l'ultimo per terminare, se no sforiamo. Andiamo qui, anzi no, prima ve lo descrivo dall'alto perché è necessario. Questo palazzo, che oggi è sede di UbiBanca, è un palazzo molto interessante sia per le dimensioni, sia perché in realtà quest'area che voi vedete, che oggi è un'area con una casa privata, sede di studi legali, eccetera, era in realtà il giardino privato del palazzo. C'era sempre la contrada che tagliava il palazzo, ma attraversando la contrada si entrava, c'era una bellissima cancellata e si entrava in questo meraviglioso giardino, che è sparito ovviamente perché è stato lottizzato e venduto e quindi non c'è più. Se noi andiamo sul corso e a vedere il... No, sono andato troppo dentro. Ecco. No, siamo di qua. Oh. Se andiamo sul corso Martiri, questo palazzo si presenta in tutta sua magnificenza a un certo livello del nostro corso, vedete? È un palazzo che ha un'architettura decisamente importante. Peraltro un'architettura palesemente seicentesca, nel senso che vedete che c'è una decorazione molto, se volete, pesante, quasi un horror vacui, diciamo, una volontà proprio di stupire in ricchezza, una facciata molto piena in questo caso. Peraltro su questo palazzo c'è la solita diceria che mentre il Conte Martinengo, questo è il palazzo Martinengo Villagana, mentre il conte Martinengo stava edificando questo palazzo, la moglie perse una sera al gioco una buona fetta del loro patrimonio. Per cui il conte Martinengo ha potuto costruire, come vedete, solo il primo piano e non il piano secondo o comunque sottotetto, che in realtà tutti i palazzi bresciani hanno. Chiaramente è una diceria, però questa, in realtà questa diceria, questo racconto è rimasto proprio nella memoria dei bresciani, si raccontava ancora nel secolo scorso e probabilmente sono altri i problemi che sono intervenuti, magari anche di problema economico, ma non certo perché la contessa abbia giocato il patrimonio, diciamo, alla roulette, o alla roulette no, perché arriva dopo, però a giochi tipo il faraone, queste cose qui, giochi di carte. Però indubbiamente questo ha un'architettura notevole, ha uno scalone magnifico che purtroppo non posso farvi vedere perché anche qui entrare in banca bisogna praticamente essere perquisiti, accompagnati dai carabinieri, però ha uno scalone magnifico di una ricchezza veramente rara. Infatti questo palazzo è dal punto di vista architettonico è tra i più cospicui, indubbiamente, che Martinengo si costruiscono. Questo palazzo, anche qui ci sono dei nomi per gli architetti, c'è chi parla dei Carra, che poi in realtà sono più scultori, c'è chi parla sempre, Carra sono sempre dei grandi scultori bresciani del Seicento, c'è chi parla anche qui o del Croppi o del Bracco, sono sempre architetti del Seicento nostro bresciano. Quindi non ci sono purtroppo documenti che ci testimoniano il nome, ma sappiamo che Martinengo nel 600 usavano più o meno gli stessi architetti, diciamo. Quindi avete visto, e termino perché magari veramente vi ho annoiato troppo, però avete visto che in realtà la nostra città e la nostra provincia ci parla in ogni angolo di questi Martinengo. In realtà i Martinengo avevano anche altri possedimenti e quindi anche non lungo il fiume Oglio avevano anche altri palazzi, quindi su questo non ne ho parlato ovviamente perché se no ci vorrebbero 10 ore per parlare di tutto. Però è una famiglia che ha lasciato il segno non solo dal punto di vista storico, magari anche con aneddoti non sempre edificanti, ma ha lasciato il segno anche da un punto di vista culturale e artistico, con le committenze che ovviamente ha portato a termine, quindi non solo i palazzi, i castelli, ma anche alcuni quadri, di questo argomento non abbiamo trattato, però ve lo dico, e anche di alcuni comunque affreschi, alcuni non tantissimi, però alcuni affreschi abbastanza importanti nella storia della pittura bresciana. Dicevo, alcuni di questi Martinengo
sono anche nobili veneti. Quindi era rarissimo che nobili non veneziani diventassero nobili veneziani. A Brescia ci sarà un ramo dei Gambara e tre rami di Martinengo. Quindi anche qui si capisce l'importanza che la stessa dominante riconosce. Vi dico questo per finire, quando Venezia cade, che arriva Napoleone, Napoleone fa il censimento, lo sappiamo, no? Fa le mappe e fa il censimento, l'estimo. Questo estimo testimonia che il primo cittadino più ricco dell'ex territorio veneto, ok, esclusi i nobili ovviamente veneziani, intendo tutti i cittadini del territorio veneto, il più ricco è un Martinengo di Padernello. Questo per farvi solo capire la potenza proprio anche economica che nell'arco dei secoli ovviamente costituiscono. Ah, chiudo con questo, in realtà no, giusto, chiudo con questo perché devo, se no veramente è una cosa che mi può essere imputata giustamente. L'ultimo palazzo che vi faccio vedere è la sede della nostra pinacoteca, Tosi Martinengo. Non guardate questa facciata perché è novecentesca, è fatta dal Tagliaferri, ma in realtà la facciata originaria è questa, lungo il vicolo, questa, ok? Questo è il palazzo Martinengo da Barco, quindi uno dei rami che erano anche patrizi veneziani. E questi Martinengo da Barco, l'ultimo Martinengo da Barco, Francesco Leopardo V, morirà nella villa di Val San Sibio, stupenda, che ha un giardino magnifico, nei Colli Euganei, e lascerà il palazzo di venderà il castello di Barco, come vi ho già accennato, e lascerà il palazzo di Brescia con tutta la sua collezione alla città. Per cui oggi il suo palazzo è la sede della nostra pinacoteca magnifica, la pinacoteca Tosio Martinengo, si chiama così perché c'è anche il lascito del conte Tosio, ma diciamo così, l'involucro, il magnifico involucro e parte della collezione deriva proprio dalla collezione dell'ultimo Martinengo da Barco. Quindi vedete che non solo grandi condottieri, anche dei grandi farabutti, chiariamo, adesso io questo l'ho solo accennato, ma anche grandi mecenati, grandi collezionisti che poi hanno fortunatamente messo a disposizione di tutte le loro collezioni. Basta, direi, finisco, guarda in tempo, 6:30, basta. Benissimo, ti ringrazio perché è stato veramente interessante ripassare per le vie che si percorrono normalmente per un bresciano e sapere nel dettaglio la storia che sono collegati ai palazzi. Ti faccio una domanda: di tutti i Martinengo che hai studiato, qual è la famiglia a cui sei più legato e qual è il tuo Martinengo preferito? Questa è una bella domanda. Allora, sicuramente il ramo allora, in realtà ce n'è più di uno, non posso dire uno solo. Però quelli che mi intrigano un po' di più sicuramente sono i Cesaresco e i Padernello, devo dire la verità. Per vari motivi, in parte familiari, in parte proprio di personaggi, delle dimore anche, perché chiaramente quando noi riusciamo a legare dei nomi anche delle cose reali che possiamo vedere e visitare, è chiaro che ci affezioniamo di più, questo è normale. Sono legato anche a Cesaresco, anche perché Cesaresco avevano, per esempio, sul lago di Garda, questo non l'ho citato ovviamente perché era fuori tema, ma avevano una dimora magnifica, Palazzo di Barbarano di Salò, andate a vedere, che oggi è dei Conti Terzi. Era dei Martinengo Cesaresco, dei Camilli, un altro ramo, ma sempre di Cesaresco. Come personaggi ce ne sono tanti, ti dico la verità. È abbastanza interessante il Nestore Martinengo per la sua relazione a Famagosta, che io ho letto, che è abbastanza partecipata e sentita, quindi in realtà è molto bella. E poi, per esempio, anche il Cesare Martinengo. Ma anche il Bartolomeo che abbiamo citato, grande mecenate dei fratelli Campi, che crea questa piccola corte con i poeti che scrivono, in realtà poi non abbiamo parlato di questo aspetto, ma ci sono delle poesie del Cinquecento scritte proprio alla corte di Martinengo da alcuni poeti ovviamente dell'epoca,
anche qui non mi piace usare il termine minore, ma per far capire che certamente magari sono nomi che non conosciamo normalmente. Quindi anche tutti questi aspetti della vita cortese, diciamo, di una piccola corte di provincia è molto intrigante, secondo me. Quindi non solo le grandi corti, ma anche le piccole corti, anche perché tutto concorre a fare la storia, dai grandi ai meno grandi. Quindi ce ne sono diversi. E poi chiaramente anche la Marzia, perché vabbè, Foscolo è un personaggio che amiamo tutti, penso, perché vabbè, era matto, aveva un carattere veramente sanguigno e dalle lettere traspare. Peraltro Foscolo amava un sacco i bresciani. E Foscolo in quel periodo stava a Milano perché era, diciamo, faceva parte del reggimento, però doveva venire a Brescia per controllare, no, la pubblicazione dei sepolcri, e quindi veniva dalla Marzia e stava a Brescia. Per esempio, una delle stanze che gli affittavano era proprio lì nel palazzo Martinengo da Varco, della Pinacoteca, e Foscolo parla solo bene dei bresciani. Forse rispetto ai milanesi, lui lo dice, non lo so, perché Milano lo odiava profondamente, ma forse perché, non tanto per i milanesi, poveretti, non voglio dire male dei milanesi, ma perché era legata al fatto che lui doveva fare il militare, che lo odiava, non voleva fare il militare. Ma era costretto per mantenersi, detto proprio in soldoni. Invece venendo a Brescia, venendo dalla Marzia, eccetera, forse era una liberazione, quindi vedeva Brescia come una città bellissima, i Ronchi, la Maddalena, era tutto verde, era tutto bello, i bresciani simpaticissimi, e quindi ci sono anche in queste lettere alcune frasi proprio molto positive, quindi anche alla Marzia sono un po' legato, insomma, perché comunque ha fatto sì che gravitasse Foscolo sulla nostra città, e che quindi un personaggio di tal calibro, direi letterario, ha frequentato la nostra città e peraltro ha pubblicato qui una delle opere più importanti. Quindi ecco, sicuramente anche in questo, in un certo senso, anche se non voluto, dobbiamo dire grazie a Martinengo. Ecco, Invece, dal punto di vista dell'architettura, il tuo palazzo preferito, quello che consideri il più magnifico? allora, anche lì è dura, nel senso che da un punto di vista architettonico devo dire che forse il Martinengo con Leoni di Pianezza e il Martinengo con Leoni di Malpaga, quindi due Colleoni, secondo me architettonicamente parlando sono quelli che palesano una riflessione architettonica più profonda, diciamo così. C'è dietro una mano di un architetto di calibro, c'è niente da fare, questo è innegabile. Pur avendo altri palazzi degli spunti molto interessanti, magari un portale, un cortile, un portico, eccetera, ma nell'insieme direi due Colleoni, sì, Martin Colleoni, due, quelli per me sono fenomenali come palazzi. E adesso in che cosa, che campo di studi stai esercitando? Quale sarà la prossima pubblicazione? Allora, ce ne sono tante come sempre. Poi il problema della cultura, no, è sempre che è figlia di nessuno, no? Quindi la difficoltà è sempre quella di riuscire poi a concretizzare, no, quello che si studia e quello che si analizza. Certamente il corso del fiume Oglio, ripeto, è un'analisi che stiamo conducendo da tanto, una cosa che ci sta molto a cuore, quella di cercare di creare dei percorsi e di valorizzare proprio il percorso del fiume Oglio. Questo assolutamente è uno degli argomenti che ci sta a cuore, che speriamo di poter portare a termine. Abbiamo finito da poco di concretizzare, grazie al cielo, uno studio da un punto di vista architettonico, ambientale, territoriale, storico, di un paese della Bassa Bresciana. Ci sono tante realtà minori che secondo me è giusto che è Quinzanello, per citarlo, che oggi è una frazione di Dello, in realtà è stato anche un comune indipendente, e si è riusciti lì a pubblicare il libro, è fresco fresco, però ci sono tante realtà di questo tipo che secondo me vanno conosciute, prima per essere preservate, perché è la nostra storia, e in secondo luogo per eventualmente, se si può e si spera che si possa, cercare di valorizzare, perché come dico sempre, si impara da tutto, la cultura non è solo nei grandi musei, è certamente lì e lì bisogna conoscerla assolutamente, ma la si ritrova in altre forme, magari più sbiadite, magari meno eclatanti,
ma si ritrova in tantissime realizzazioni nel nostro territorio, anche in centri minori, per cui secondo me andrebbe la pena anche di concentrarsi e questo è un po' quello che facciamo, studiare anche realtà poco conosciute, di cui non esiste pressoché nulla, ecco, insomma. Questi più o meno gli ambiti che stiamo portando avanti, ecco, sempre con, ovviamente con le mie collaborazioni con l'università, privatamente. Anche altri, come tu ben sai, di ambito genealogico e araldico, però quelli sono più di nicchia, immagino, quindi così, lasciamoli lì. Bene. Matteo, io ti ringrazio, è stato Grazie veramente, a te. sapevo già l'argomento, ma è stato più affascinante di quanto non si aspettava. Spero di non aver tediato troppo e spero di non essermi dilungato troppo in questo senso e di essere stato chiaro soprattutto. Ecco, questo è quello che. Magari di aver incuriosito, se non altro, qualcuno, come dico sempre, se già anche una percentuale minima si è incuriosito, già allora ho portato a casa un risultato, diciamo così. Bene, allora ti ringrazio, ti auguro Grazie a te. una buona serata e saluto tutti quelli Altrettanto. che ci stanno seguendo. Grazie mille a tutti, grazie Paolo per l'opportunità. Buona Grazie a te. serata.